Signore, mandato dal Padre, salvare i contriti di cuore, chiedi il bene del suo occhio. Il bene lei, Signore. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Cristo e lei, Signore. Cristo e lei, Signore. Signore, che intercedi per noi presso il Padre, chiedi il bene del suo occhio. Il lei, Signore. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Salvami dai miei nemici, Signore, a te mi affido. Insegnami a compiere il tuo volere, perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito buono mi guidi in terra che ama. Per il tuo nome, Signore, fammi vivere. Liberami dall'angoscia per la tua giustizia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Era nel principio e ora è sempre
nei secoli dei secoli. Amen. Non nascondermi il tuo volto, perché in te confido, Signore. Siate temperati e vigilati, il vostro nemico il diavolo come leone ruggente va in giro cercando chi divorare. Resistetevi saldi nella fede. Nelle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Nelle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Tu ci hai redenti, Signore. Affido il mio spirito. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nelle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Nella vera salvaci, Signore, nel secondo luce a mandare il cuore bene con Cristo. Preparata da te davanti a tutti i popoli. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: a voi che ascoltate io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono,
pregate per coloro che mi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra. A chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da a chiunque ti chiede e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperare nulla, e la vostra ricompensa sarà grande, e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati, perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato. Una misura buona, pigiata, colma e traboccante, vi sarà versata del grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in campo.
sconvolgente per noi piccoli, impossibile. Ma io credo a Gesù e mi sono domandato come possiamo fare per non guardare questa pagina come si guarda un film, là sullo schermo, a distanza, senza poter entrare. Forse ci può aiutare una frase. Fate, agite come volete che gli uomini agiscano verso di voi. Come vorrei che agissero con me? Chi vorremmo avere attorno? Vorremmo gente che ci perdoni quando abbiamo sbagliato, che abbia pazienza quando siamo di tanti, che ci dia un'altra possibilità se non ce l'abbiamo fatta la prima volta. Io desidero gente che non reagisca ai miei scatti di ira, alle parole brusche, che tenga in poco conto i miei difetti, e nessuno che mi maledica, e qualcuno che preghi per me, e poter contare sul mantello di un amico. Gente così vogliamo tutti. Voglio un padre così, un coniuge così, un amore così ciascuno spera di trovare nel cuore del suo uomo, della sua donna. Questo io cercherò di dare agli altri. Allora vi dichiaro che questa di Gesù è l'unica strada. Amate i vostri nemici, benedite, date. È l'unica strada perché il futuro ci sia, un futuro bello tra le persone.
Se questo Vangelo ci pare impossibile, facciamo una prova. Leggiamolo al contrario, secondo quello che a noi pare possibile, secondo ciò che accade. In quel tempo Gesù disse: odiate i vostri nemici, fate del male a quelli che vi odiano, maledite quelli che parlano male di voi, vendicatevi di quelli che vi trattano male. Se uno ti colpisce con uno schiaffo, tu copri di colpi. A chi ti chiede qualcosa, non dargli assolutamente niente e mandalo via. Ma è vivere questo? Quale bambino potrebbe crescere con una madre così, che non lo perdona mai? Un fratello che calcola tutto ciò che ti ha dato e rivuole tutto al minimo, ma che fratello è? Un marito, una moglie, vendicativi e senza perdono. Se l'altro è arrabbiato, perché farlo anch'io? Se l'altro ti ha fatto del male, perché farlo anche tu? Così non si vive. Abbiamo tutti un disperato bisogno di essere abbracciati, perdonati, di trovare uno che ci accolga senza calcolo e uno da accogliere senza paura e senza misurare. L'amore non è una opzione sulla terra, è necessario per vivere. Quella di Gesù, che ci appare esagerata, è invece l'unica strada realistica per aprire un futuro tra le persone, e che sia di fiducia, di relazioni creative, di avanzamenti, una crescita di umanità e non di violenze e di tranne. Amatevi, altrimenti vi distruggerete tutti. Perché la morte non si sconfigge con altre febbre. L'odio non si parte aggiungendo odio alle minacce. La violenza non si disinnesca con una dose di maggiore violenza. Ma Gesù vuole eliminare il concetto stesso di nemico. Tutto attorno a noi, tutto dentro di noi dice: fuggi da quello, allontano, rendilo in nome. Poi viene Gesù e ci sorprende: avvicinatevi ai vostri nemici. E capovolge la paura in custodia amorosa, perché la paura non libera dal male. Tutto il Vangelo di Luca è una variazione su questo tema della misericordia, addirittura che previene la nostra colpa. Ci ha già perdonato in anticipo di essere come siamo, e mi commuove pensare che la misericordia di Dio mi anticipa. Il tempo della misericordia è l'anticipo, libera misericordia che mi ha già dato, prima ancora che io domani perdono. È il colore dell'aria, è il respiro di Dio, il cuore di Dio. E a noi, che abbiamo fatto tanta fatica per imparare a perdonare, ad amare, ci sarà dato un giorno di amare con il cuore stesso di Dio.
passo sulla strada della vita cristiana e conduce a chiedere al Signore il dono della misericordia. Il Vangelo ci fa riflettere sulla virtù cristiana, anzi più di una virtù. Infatti, la capacità di accusare se stesso, l'accusa di se stesso è il primo passo per incamminarsi come cristiano. Invece tutti noi siamo maestri, siamo dottori del giustificare noi stessi con espressioni del tipo: io non sono stato, no, non è colpa mia, ma sì, ma non era tanto, le cose non sono così. Tutti abbiamo un alibi a giustificazione delle nostre mancanze, dei nostri peccati. Papa Francesco.
Dio sia benedetto, Dio sia benedetto il suo santo nome, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione. Benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre. Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe suo castissimo sposo. Benedetto San Giuseppe suo castissimo sposo. Benedetto il Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.